Oggi video di spacchettamento di un pacco proveniente dal Giappone. Mike, vai a prendere subito il pacco, immersione. Allora, ecco qua il pacco. Questo pacco viene da Box from Japan, che è un sito che ci ha contattato per farci assaggiare questi snack giapponesi. Allora, cominciamo subito. Spacchetta. Ok, ci sono un sacco di cose. Vediamo questa volta. Anzi, questa qua. Potato fry. Potato fry, che cosa sarà? Come al solito è scritto sempre tutto in giapponese. Allora, dalla busta sembrerebbero sì, delle specie di patatine, però tipo è presente quelle che... Vabbè, apriamo. Ecco. Profumo. Inodore. Inodore, vero. Vabbè che io sono anche raffreddata. Comunque adesso ne mangiamo una. E anche in sapore. Proprio complete. Inodore e in sapore. Sono soffiate all'interno. Sembrano quelle cose che ci sono ai ristoranti cinesi, come si chiamano? Le nuvole di drago. Nuvole di drago, però meno... Ma non sanno di niente. Non sanno di niente. Comunque, allora, se ritrovate la Coop o la Conad, non prendeteli. Tomato fry. Potato. Sì, potato fry. Cioè, patatine fritte. Tomato. Tomato. Potato. Varese. Potato, se trovate le potato fry la coppa di padre, no. Le potato, non comprateli perché fanno schifo. Meno male che mi facevano schifo. Ma giusto per riempire. Giusto per riempire, perché non mi basta tutto questo paccone di roba. No, ma infatti, ne mettiamo, archiviamo. Allora, no, aspetta. Ho deciso in questo istante di movimentare questa rubrica degli assaggi del Giappone. Per ogni volta che prendiamo, si sta spaventando, ogni volta che assaggiamo qualcosa dobbiamo dire il voto da 1 a 10. 2. Allora dobbiamo dire un voto come packaging e un voto come sapore. Beh, allora come packaging tutto quello che verrà a 10. Sì, ma c'è di meno. Vabbè, c'è di meno. Comunque questo dai 6. E sei. C'è un maialino dietro che non sì. So perché. E invece come gusto 2. Io invece come pack un 4, veramente tristi. E poi invece come gusto pure 2. Andiamo oltre. Mettiamo qua che ci sono le gatte che girano attorno e sentono questi. C'è Carolina che è proprio qui sotto. Questi rumorini pensano che siano magari dei croccantini. Andiamo oltre, questo, e questo, qui ti voglio, questo è il titolo è forte, perché è scritto tutto in giapponese. Comunque è qualcosa dei Pokémon, questo Pokémon. Me ne accorgo, perché sì, si vede, okay. Sono praticamente, come si può alla vista, dalla confezione sembrano dei Mikado. Mo mi cadono nello stomaco questi. Però, però, la cosa che mi spaventa un po'. Sì. E che ci che è giapponese la cosa. No, a parte quello, l'unica cosa che si legge in alfabeto occidentale è Kabaya. Per il resto, Nintendo. Bene, ci sarà dentro. Comunque. Saranno fatti di plastica, allora sarà della Nintendo. Però la cosa che mi spaventa è che c'è questa copertura bianca nella confezione e poi dei puntini. Sarà wasabi. No. Lo apriamo. No. Vabbè, la confezione è un bel 7, sì. 7 ci sta, la confezione è un 7, ci sta, poi questo è, c'è scritto dietro, no niente, c'è scritto l'orario, non si sa, non scadenze, si sa niente, tutto quanto, adesso noi lo apriamo, poi dopo verifichiamo, sono di, io to, sono imbustate, no tipo, vedere? Sono imbustati, eccoli qua, adesso li apriamo, facendo proprio la lascio a te. Dai insieme.
Ok, 3. 1, 2, 3. Carolina, che hai sentito? No! Burro. No. Ah, è un po' male. No, il biscotto ancora si salva. Ma tutta quella copertura è burro. Carolina. No, è... Ciao. Ti piacciono? Amore. Niente, gusto, diciamo... Anche lei sta... Forse perché vede... sembra un gatto no. Questo. Carolina, guarda. Carolina. Ciao. Vabbè. Gusto 3, confezione... No, gusto... Sì. Secondo me no. Meno di quello. Vabbè. Andiamo oltre. Andiamo oltre. Anche questo se lo trovate... Adesso allora, è lunga. Vega 5 per me è un bel 7, sì, anche per me. Però... Sapore... Il biscotto è buono, ma quella copertura fa schifo, proprio burro pieno, cioè proprio burro in spalmato sopra. Ciao. No, più o meno. 3, va. Ora prendiamo un'altra cosa che ha. Io voglio prendere. Che riequilibri un attimo. No, è bellissimo questo. È un peccato anche aprirlo. Caramel corn. Ho questo allora. Questi devono essere cornetti di mais, è bellissimo, c'è la busta con la faccina. Allora, allora praticamente è un, dovrebbero essere cornetti di mais con arachidi e caramello. Vabbè, almeno, così sembrerebbe. Noi lo apriamo. Perché c'è il disegnino dell'arachide piccolino. Profumo? Sembra... come si chiama quel coso americano? Burro d'arachidi. Burro d'arachidi. Sì, però sembra un burro d'arachidi dopo che è stato una mezz'oretta su una carbonella bruciata. Se volete assaggiare il vero burro d'arachidi originale, guardate la videoricetta cliccando nella I... No, nella I col pallino. C'è la I di informazioni. Quello è il vero burro d'arachidi. Fa schifo. Wow. No, questo non mi piacciono. Non sanno nessuno. No, non è vero. Mezzo in sapore. No. Allora, quando lo mangi, la prima cosa che ti viene al gusto è quella cosa di bruciato. Però poi dopo. Quando scopri che sono scaduti. Veramente. No, vabbè. Quando scopri che sono scaduti ti rendi conto di questo retrogusto un po'... No. Comunque ne abbiamo mangiati due, non succede niente. No, vabbè, sono scadono ad ottobre. Vabbè, questi qui quando... Ospiti, quando venite a casa nostra e trovate questi, sapete che non... È big fail. Non questo, sapete, non... meno 10. Siete degli ospiti poco graditi. No, vabbè, ma non esiste. Ok, diciamo voto 0 perché siamo meno 10. Quasi packaging 10. Busto meno 10. Ciao. Ecco perché sono. Anzi, bidone. Oh mio Dio. Ok, andiamo oltre. Adesso scelgo io. No, ora controlla però sempre la scadenza. Questo punto io non mi dico. No, vabbè, ma c'è una cosa. Questo qui per esempio, no, 2017. Ah, ok, no, ho messo una cosa per farti morire. Sì, sfortuna, sfortunelli. Allora, apriamo questo. Oh, questo qui per è favore. Un. Non lo so. È bellissimo però. È scritto tutto in giallo. Allora ragazzi, questo è uno dei più bei packaging che abbia mai visto. Ci sono praticamente degli omini qui che cucinano. Sì, proprio quelli. E quindi qualcosa di dolce. Anche Carolina, sente qualcosa di dolce. Basta, su. Apriamo. Perché ne abbiamo tanti, eh. Infatti. Dobbiamo andare un pochettino. No, vabbè, ragazzi. C'è sto coso sigillato dentro. No, da vedere, fate vedere. Fai vedere. Apri. Perché sono tutti sigillati, ma dovrebbero essere tutti separati. Dovrebbero eh? Essere. Questo separati. È. Forse... Ma sono diventati un unico mattone. Forse nel viaggio hanno. Questi, ciao. No, non possiamo assaggiarlo. Sì, no, questi. No, vabbè, si sono uniti. Però. Sono uniti forse con il caldo, che ne so. Però non devono essere cattivi. Massaggio. No, roba così da
cascata. No, fanno in casa. Cioccolata, Roberto. Via. Cioccolata latte più cioccolato bianco. Packaging 10, sapore 5. Oh, oggi ci sta andando male. Ok. Oh, cioè, Hello Kitty. Che bello. Allora, apriamo da qualche parte. Cioè, il Giappone è il regno dei packaging, a noi ci arriva il packaging sfigato, che non si fa, vabbè, a parte questo, matcha, quindi deve essere qualcosa con il tè, sono delle caramelline o gomme, non si sa, però sono di Hello Kitty, Fujiya, aspetta, controlliamo la scadenza, no, dai, basta, sta 2017, no, era solo quello. Devi aspettarmi però. Boh. No, non mi usano il cazzo. No, non mi piace. Sono delle caramelle nu, però con un altro gusto di niente. Nulla. Loro investono tutto sulla confezione. Ah no, ora si sente! Perché il verde non vorrei che fosse no. Retrogusto di wasabi, perché non sa che milky. No, ma caramelle mu al latte con matcha. Contenuto all'interno penso il tè matcha. Ah. Mm. Beh dai, no. Mm. Cioè, adesso una cosa dura all'interno. Ciao, salutiamoli. Milky, ciao. No, non si riesce. Ok. No, devo vederlo. C'è questa pietrina dentro. C'è una pietrina. Guarda, non c'è dura, non c'è di spazio niente. Ok, buonissime, piccoli. No. Allora, di quelle anche packaging 8. Sì, il packaging è molto bello. Sapore? Sapore 0. No, 0 no. 2. Ma dai, un 6. Ok, andiamo a questa che c'è la confezione che mi piace, c'è un bambino, questi biscottini. Bambino giapponese. Bambino giapponese, che ride, vediamo se ci fa ridere mezzo anche noi. Giapponese, mezzo... Allora, sono dei biscottini ripieni di, qui c'è scritto, di crema alla fragola. No, già. Loro mettono spesso robe alla fragola. O al matcha. Anche se a me non c'è mai capitata roba al matcha. È la prima volta che ci capitava. È capitata roba scaduta. Roba al matcha, no, ma roba scaduta. Beh, no, sì. Vediamo. Oh, tutti piccoli. Ecco qua, tieni. Mettiamo il parfum? No, di sintetico. Biscotto sintetico alla fragola. No, Carolina, mi sa che sono più buoni quei croccantini. Vabbè, che sta girando qui, ma... No, il formaggio alla fragola, sa. Che brutto contrasto. Ma tu, mamma, daresti a tuo figlio questi biscotti? Ho i miei dubbi. Mamma mia. Allora, per confezione... Tu, mamma, daresti piuttosto cose scadute al tuo figlio? Oppure spenderesti dei soldi per comprare delle cose scadute? Andiamo oltre. Extreme. Oh, questa confezione 10. Questa spacca proprio. Confezione 10 ci sta tutta, sì. Perché è classica confezione Japan, sì, con disegni che non si capisce cosa siano, ma è bella così. Sì, tanti omini. Occhi a palla, tutti storici, non si sa cosa sia. Vediamo la scadenza. Oggi si guarda la scadenza, il problema è che tutto in giapponese non si capisce qua, no, la scadenza, niente. No. Ah no, ma quello sarà stato un errore, no. Ci sta, no, dai, io ho paura però. Tutto in regola, guarda, 2017, no, era tutto in regola. Mm. C'è stato quel piccolo errore. Allora, dalla confezione non si capisce che cos'è, cioè tu prendi una cosa a scatola chiusa se sei occidentale e non sai un minimo di giapponese. Sentiamo l'odore. Ah no, è tutto... Dei trip a forma di stellina. Ti immagini.
Allora, sono delle stelline. Che adesso assaggiamo. Okay. Che vendono. Aspetta però. Insieme. La cioccolata. Da. Sono stelline a forma. È cioccolato a forma di stellina. No, mi piace, non mi piace. Cioccolato l'ha formato a forma di stellina, però. Dunque, come. Se fosse cacao in polvere, però pressato. Come se fosse cacao. 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 Cacao in polvere. Cacao. Allora, confezione 10. Sì, ora un po' di meno perché l'hai rotta. Gusto. No, vabbè, dai. Vai, gli do un 6. Un 5 perché mi sono simpatici i giapponesi. No, però non sono delle... posso scegliere io? Vai, vai. Ora a me. Oh, un mega marshmallow. Enorme. È bellissima anche la confezione. Chi che è entusiasta? Da 1 a 10? Addirittura. Dai, apri tu. Facciamo partire. Quali sono? Un po' spugnoso. Ebbene, i marshmallow sono spugnosi. Dai, facciamo un po'. No, troppo, Michele, dai, troppo. Dai. Non mi piace, non è. Oh. Marshmallow. Questo è il classico. Proprio questo è fedele al gusto che troviamo anche noi qua. Ma non è vero. No, diverso. È una spugna. Sembra spugna, non è un marshmallow. Cioè, non è i nostri, quelli per i soffici. Che prendiamo al Lidl. Esatto. Ma questo è duro. Mi raccomando, spugnoso. Se lo trovate alla Conad di Bressanone, no, lasciatelo lì, Bressanone. No, così. Anche tu, se vai, per esempio, all'Ipercop di Torre Pedrera, non lo prendere. Se lo trovi nello scaffale in mezzo agli altri prodotti, non lo prendere. Yeah. E anche questo bocciato. Questo allora come packaging 6,5. Ma che 6,5? Non c'è niente. Beh, vabbè, sono sforzati. Sì. Packaging 0 no. E gusto 1. No, packaging 6, va? E invece no, gusto 2, giusto per. Boa! Vediamo cosa c'è adesso. Oh là. Non si sa. Dovrebbe essere una cosa freeze. Sì, vediamo. No, dai! Stop freeze. Dovrebbe essere una cosa molto fredda, perché questa va nel freezer. Sì, sì. Non lo so, c'è un orso polare. Eh no, ma che cos'è? Non lo so. È una bevanda. Una bevanda, che no. Non è una lasceremo. Bevanda. Oh, che comunque, la confezione non si capisce niente. Smetti di fare casino. La confezione non si capisce niente. Zero. No, proprio zero. Apriamola. Made by Marukawa. Japan, comunque. Che rende? Oh, tieni. Deve essere gomma. Cicca. Di soda caustica è una cicca, però la prima cosa che mi piace sì, è sintetica, però non scusate però non mi dispiace, no dai. È aspra, sì, effettivamente ti dà quel senso di ghiaccio, sì, dai, non è malaccio. No, comunque confezione bella, sì. Diamo un bel 8, gusto 7, 7,5 anche. Andiamo a sparraccarci, spacchettiamo. Che cos'è? Che
sono dei wafer, qualcosa del genere. Sembra una barretta di cioccolato, confezione scarsa rispetto agli standard che hanno loro. Sì, sembrano le caramelle rossate della nonna. Molto triste come confezione, quindi packaging normale 4. Sì. E dentro si presenta così. Beh, le gatte pensano che sia una barretta. Sì, infatti. Stanno guardando così. Così, quindi un cioccolatino con wafer. No. Ma. Oddio. No, così così. Non è male. No. Non è male. C'è di meglio. C'è di meglio, però c'è anche di peggio. Mi ricorda qualcosa. Un cioccolatino. Avete presente quei cioccolatini? Non proprio delle marche più famose, quelle un po' che trovate nei discount a pallina con le palline dentro, cioè pallina di cioccolato al latte con delle palline di wafer dentro. Sì, dai, normale, rifacciamoci, va. E a vista mi sembra che qui andiamo sul sicuro. Questo praticamente non si capisce niente, però si vede che c'è una pepperoni pizza. C'è una pizza con i salamini e c'è anche qua dietro John Travolta, che non so cosa vuol dire. Sono delle patatine tipo rustiche. Formaggio. No, tipo rigate. Vabbè, apriamo, che secondo me queste sono. A gusto pizza. Patatine rigate, gusto pizza. Ecco. Ah, c'è anche pizza, la bandiera dell'Italia. Pizza potato sotto. L'ho detto io. Pepperoni pizza potatoes. Calbè. Abbiamo già preso qualcosa. Ho mangiato qualcosa di calbè. Formaggio. E peperoni e pizza. Vabbè, ma sentiamo. Sì, c'è anche la bandiera dell'Italia per scimmiottare. Sentiamo. Oddio. È scoppiata la bomba. Sentiamo l'odore. Io voglio sentire l'odore. Io. L'odore è di barbecue. Sentiamo. Oh. Buone, a me piacciono, non male. Sì, sì, so di pizza e peperoni. Ah, buone. Allora, sì. Gusto 9 per me, confezione 6,5, 7, dai, sì. Ho messo la bandiera dell'Italia, diamo 2 punti per la bandiera dell'Italia. Però sono buone. Sono buone, sì. Alla fine. Retrogusto. Piccantino. Ottimo. Questa sì. forse è la cosa più buona che. Sì, che abbiamo assaggiato. Ma avete notato i baffetti stile da lì? O da qua? No, no, da lì. Da là, vedono. No, no, da lì. Di Mike. Sì, mi piacciono. Hanno quel tocco. Ma andiamo avanti. Dai, facciamo una mescola, un mash up, dicono X Factor. Come direbbe Marvel. No, mash up lo dice Fede. Allora. Confezione bellissima. Molto bella. Sì. Non si sa cosa sia, però sembrano delle gomme da masticare, perché qua dietro ci sono degli omini che fanno le bolle. Sì, sono delle bombe. Sì. Quindi confezione è un bel 9. Un bel 9, sì, sì, sì. Un bel 9. Tutta azzurra. Forse qua. Bravo. Bravo. E dentro c'è una spugnetta per pulire il diciamo. Una spugnetta per pulire il lavandino. Che cavolo è? Sì. Con lo scontrino, no, cos'è? No, vabbè, c'è, ragazzi. No. Allora c'è la spugnetta che adesso voi qui ci vorrebbe. Ma questo sarebbe da mangiare? Sì. Ma cos'è? Zucchero affilato? No! Non lo ingoiare! Perché? È una gomma! Ma l'ho preso un piccinino. È una gomma da masticare, amici. No, ma questa è una spugnetta abrasiva. Che verrà. Praticamente è uno zucchero filato che diventa gomma da. No, vabbè, è geniale però l'idea. Sì.
No, non è cattiva come... fa un po' senso quando la apre. Ecco, ora è arrivata tutta la cosa acida. Ecco, perché i giapponesi hanno questa cosa, in tutti gli snack mangi, senti un sapore, poi arriva il secondo sapore, poi arriva il terzo sapore, poi il quarto che è nascosto, che non c'è scritto nel... No, è tremenda. Dai, dai, non è male, dai. Però... diciamo che la confezione è superiore alla qualità rispetto... È una gomma da masticare! Oddio! No, devo fare il palloncino ora. Aspettiamo tutti quanti. Palloncino. Dun, dun, dun. Non si fa. Ecco, ma dopo, probabilmente perché l'ho preso... Le quattro persone che ci stanno guardando dopo questa scena sono diventate due. Ciao Antonio, ciao Maria. Rimanete almeno voi due dopo questa performance strepitosa del palloncino. Bellissima proprio. Non viene, pazienza, ci faremo una ragione, andiamo avanti. Sì. Però diciamo che dovrebbe essere una gomma da masticare. Però l'idea è ottima. È ottima. Il packaging anche, il sapore nasconde troppi sapori all'interno subito dopo e diventa un po' acido. Però nel complesso diciamo un 7, dai. Quindi packaging 9. Se capiti, all'Ipercop di Giovinazzo e trovi questo. Giovinazzo non fa rima con niente. Che fa rima con niente, no? Giovinazzo, in proprio in Puglia. Se trovi questo, non lo prendere. Oppure Milazzo. Vabbè, non lo prendere, se lo trovi all'Ipercop di Giovinazzo, lascialo lì nella scansia, allora ne prendi altre cose, insomma. Milazzo fa rima con... Milazzo con... Sto cazzo. Ecco. Non volevo dire. Andiamo avanti, facciamo una mischiata. No, compagno. Ora quelle due o tre cose che erano rimaste intatte si sono frantumate. Ok. Vai. Confezione 9. Sì, anche metallizzata con tutte queste... Cos'è, uva? Sì, io ho capito una cosa, che quando investono molto sulla confezione lasciano un po' desiderare i cuochi, quello che c'è dentro. Cioè praticamente hanno di budget 10 euro, però... spendono 9 euro per il packaging e 1 euro per il cuoco, quindi capite bene che non può essere. Vediamo. Beh. Come... Vabbè, queste sono le classiche... No, dai. No, a me non piacciono queste cose. Sì. Ma a me non piace. Ma uno la devi assaggiare. Vai. Carolina, vuoi uno? No. Cioè, a me non piacciono le gommone, però sono buone. Sanno proprio d'uva. Anzi, ti dirò di più. Sanno proprio di vino. Sono buone. Di fragolino. Sono buone. Sono io che non sono un gran amante delle... No, sono buone. Però sono non male queste. Sanno proprio di fragolino. Avete presente quel liquore? Quello spumante? Però... Allora, sono rimasti 1, 2, 3, 4, 5 prodotti. Vai, scegli. Io. Questa qui confezione molto... Ah, macchina fotografica! No, vabbè. Cioè? Sì! E quindi... È un packaging a macchina fotografica. No, vabbè, sono proprio avanti comunque. Non lo voglio mettere. È bellissimo però. Cheese. No. Come si fa? Voglio capirlo. Tu pensa veramente che sia una macchina fotografica? Sì. Ah no, devi scollare qui. Ah. Ecco, le due persone che sono rimaste a guardarci adesso stanno andando, no, via. Ciao. Guarda. Ora siamo rimasti solo noi due con nessuno. Zitto un po', guarda. Ciao. Sono andati via tutti, non c'è più nessuno. Comunque doveva essere una macchina. Siamo rimasti solo noi due. Eccolo! Oh, bellissimo! Fai la foto ed esce la caramella! No! Oddio! No! E ne escono troppe! E come ne mangiare una?
Rimettiamo questa cosa nel rullino. Cemento armato. Ci sono vari gusti. No, sono durissime. Sono tipo dei confetti. Sono tipo pallini di piombo. Pallini di piombo che esplodono da una finta macchina fotografica. Non sanno di niente, almeno. Cioè, dovrei stare qua mezz'ora a far sciogliere la caramella. Beh, allora, diamo i voti. La confezione, ovviamente, originalità 10, perché è molto bella. Intanto, perché tu l'incisivo. Puoi assaggiare. L'incisivo sulla mano. La confezione è bella. La confezione è bella. I denti. No, scherzo. Io sono un po' schifo. Confezione bella, la confezione originale. Il sapore. Peccato che ne escono a 50. Penso che il prossimo lo prenderà Carolina. Sì, non credo, perché le gatte hanno già capito che qua non c'è trippa per gatti. Come direbbe. Non so più. Allora andiamo avanti. Il prossimo è questo qui, confezione. Coca-Cola. Sembra sì una Coca-Cola. Non lo so cosa sia. Allora, è un bastoncino ripieno, perché sembra così, ed è gommoso, e qui c'è il disegno di una Coca-Cola e un limone. Bisogna dire una cosa, per quelle, dunque dopo che hai fatto quella gag con la macchina fotografica non è rimasto più nessuno, forse una, due persone, una vorrebbero, comunque per te che ci stai guardando, solo te, sai benissimo che quando la confezione è da 8, il gusto vuol dire che è da 2. Quindi mi sa che andremo. Tienici compagnia fino alla fine, ci prego. Non ce la non dai, ci lasciamo. Isabella, stai con noi. Invece sembra che. Sembra un booster. Vediamo. Sintetico come pochi. Che schifezza. Però. Che schifezza, ragazzi. Sì, un po' così. Però vabbè. Adesso sono rimasti gli ultimi due. E io chiudo gli occhi. Che cosa sarà? Sono degli biscotti. Omini con i pagliaccetti. Con i pagliaccetti. Vabbè, confezione. Dai, la confezione non è brutta. 5. No, 6, dai. Apriamo. Bello. C'è tutto zigrinato sopra, e poi cosa fa? Apre di lato. Michele. Ah. Sai cosa mi piacerebbe? Che fossero. Salati. Invece no, burro. A me non dispiacciono, però uno basta e l'altro. A me dispiacciono. C'è sto burro sintetico quasi. Mi raccomando, se capitate al Lidl di Busnago, non prendetelo, perché burro è un po' pesante. È burro messo in forno. Però burro col biscotto intorno. Cioè, questi sono prodotti da dare ai bambini, no. Secondo me. Sono abbastanza pesanti. Comunque, andiamo con l'ultimo. No, qua devi dare il voto. Ah, voto il. Beh, do 3 al gusto, sì. E 5. Male. 5 alla confezione, perché mi sono sempre. Per un totale di. Gnotto! Sì, proprio. 3 più 2. Un totale di 8. Non capisco perché mi devi prendere in giro così davanti a devi prendere in giro così davanti a tutti. Trovo una cosa veramente grottesca questa cosa qui, che assolutamente non. Beh, mamma l'agnelli, sbum! È una cosa veramente grottesca. Dai, prendiamo prendermi più in giro dopo tutto quello che ho fatto. Ah no, uno. Quello era quello vecchio che avevamo mangiato. Ora, questo, l'ultimo, che mi sa tanto di Smarties. Si chiamano?
Si chiamano Marble Chocolates Meiji. Che io apro, perché sennò l'unica persona che è rimasta lì a guardare sta dicendo, ma quando... Ah, di lato. Quando finite... No. Apriamo. Però è la cosa che mi piace tanto. Hai spaccato tutto. Ma come si fa? Quelli ci mettono tanto impegno. Dammene uno. Allora, Smarties. Normalissime. Anzi, forse un pelo peggio, però... No, no. Sono le nocive, un pelo peggio... No, sono per Smarties. Smarties, di quelle dei discount. Sì, dai. Però, diciamo, 7, dai. 7 confetti di cioccolato. Sì. Se per caso capiti all'Eurospin di Correggio, non... Che non è Scorreggio. Non... Ci siamo giocati l'ultimo. Però siamo rimasti io, te. Sì, vabbè, ma due gatti, parliamo di cose serie. Non c'è più nessuno. Parliamo di cose serie. Dammi quelle patatine alla pizza. Non c'è più nessuno che ci sta guardando. Dammi le patatine alla pizza. Beh, siamo rimasti solo noi, perché con la battutona. And qui... The winner is... Sì, sì, nettamente sono le cose più buone. Le patatine, le pizza potatoes. Al secondo posto il pezzo di cartone, che è arrivato al secondo posto come qualità. Secondo posto. Al terzo posto, col terzo posto, boh, forse dai, questi qua, questi croccanti, queste cose qui, forse dai. Con... Ah, erano scadute! Erano quelle scadute? Sì. Ah sì, quelle scadute. E quindi queste sarebbero qua... state buone, però. Sarebbero state buone, comunque vabbè, dai, poi alla fine, sì, dai, no, niente, vai. Dai, confetti di cioccolato. Confetti di cioccolato, quindi primo posto, paga qui, sì. Okay. Secondo posto, pezzo di cartone. Terzo posto, confetti. Confetti. Io direi che con questo concludiamo e diamo. Con questo concludiamo. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto tantissimo, perché non c'è più nessuno che ci sta guardando, quindi puoi anche fare. Allora, ciao Antonino, spero che questo video vi sia piaciuto. Comunque, spero che vi abbia strappato un sorriso, e se non vi ha strappato un sorriso, pazienza, non ce ne faremo una ragione. Stai parlando a vuoto, no? Spero che mi sbrigo, perché altrimenti Mike finisce le patatine. E noi ci vediamo al prossimo video, vi mandiamo un bacione. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un pollice in su, scrivetemi sotto nei commenti per dirmi tutto quello che... quelle che secondo voi sono gli snack che vi sono piaciuti. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché altrimenti non riuscite a seguire i prossimi video. Io vi mando un bacione. Bacio anche tu. Ma non c'è più nessuno che ci guarda. Bacio, vabbè. Bacio a tutti. Ciao a tutti.